Il Travel Forum è stata un'esperienza importante perché si sono confrontati operatori privati, istituzioni come sottoscritto, Expo S.p.A. Su un settore che merita più attenzione e su un settore su cui bisogna puntare molto sull'innovazione e sulla digitalizzazione. Questi sono stati i temi principali, molti stimoli. Oltre all'intervento di sottoscritto di Regione Lombardia portiamo a casa anche degli spunti che ci sono venuti dagli operatori presenti e dovremo metterli anche a frutto. Milano e la Lombardia sono pronti per l'Expo, sono pronti per il flusso di turisti. Milano, la Lombardia soprattutto sta giocando un ruolo fondamentale per attirarne ancora di più. Noi dobbiamo attirare turisti dall'estero e ci siamo accorti negli ultimi mesi che per molti stati Expo sarà un grande successo. Molti stati stanno facendo un road show all'interno della loro nazione per portare qui visitatori, quindi gran parte dell'estero del mondo è pronto. Stiamo realizzando un tour a livello provinciale anche per informare gli italiani, i lombardi, per far diventare i lombardi dei promoter di Expo, non solo sui temi di Expo ma anche per incontrare tutto il mondo che verrà qua. Quindi Expo significa nutrizione, significano temi anche umanitari, ma anche business. E nel business il primo settore importante che dovremmo riuscire a rivalutare di più in Italia è il turismo. L'Italia è un paese che si vende da solo, talvolta siamo noi italiani che non riusciamo a venderlo bene. Bene, Regione Lombardia ha messo in atto diversi strumenti per favorire la permanenza dei turisti. Il nostro obiettivo è quello di trattenerli non solo durante l'Expo, ma di farli rimanere, di farli ritornare anche nei 6 anni successivi, non solo in quei 6 mesi e non solo per 6 anni. Per fare questo abbiamo dovuto pubblicizzare, rivalutare, promuovere molto i nostri paesaggi, unici al mondo. Pensiamo ai nostri laghi, alle nostre montagne, alle nostre pianure. Ecco, abbiamo quasi tutto in Lombardia e grazie anche alla collaborazione di altre istituzioni, le altre regioni, possiamo dire di avere anche il mare. Ecco, questa è il grande paesaggio che aspetta i turisti di tutto il mondo e sono sicuro che con il grande successo di Expo anche molti italiani non solo visiteranno il sito ma parteciperanno a un momento internazionale unico per l'Italia e che consentirà al nostro paese di uscire un po' dalla logica piccola del cortile e di scoprire che i nostri vicini di casa non sono più gli svizzeri ma sono i cinesi, gli asiatici, gli americani. Al di là di tutte le iniziative che istituzioni, partendo dai comuni, le ex province che però esistono ancora, le regioni, lo Stato possono mettere in campo, è necessario un cambio di mentalità totale, a mio avviso, in questo Paese. Il cambio di mentalità totale deriva dal fatto che l'Italia deve cominciare a puntare su alcuni settori economici. Dobbiamo cominciare a puntare sulle ricchezze che abbiamo, metterle a reddito e quindi il turismo diventa il settore fondamentale su cui puntare per essere competitivi, concorrenziali e attrarre il mondo intero. E poi, in ultimo dico, occorre cominciare a puntare sulle aziende che vanno bene, perché se si vuole vincere la sfida della competitività internazionale, sì, va bene aiutare le aziende in crisi per dargli un po' di ossigeno, ma sono i settori trainanti quello che faranno la nostra ricchezza, il nostro futuro di noi e dei nostri giovani. Per questo è ora di puntare sulle aziende che funzionano.